Carissime amiche, carissimi amici di Rosini TV, bentornati con il nostro appuntamento settimanale, è il quarto dal Biolab di Montecchio, e bentornato al dottor Michele Calcinari, il direttore della struttura. Buonasera. Grazie dottor Calcinari, oggi affronteremo un tema importantissimo perché riguarda tante persone che comunque per un verso e nell'altro incorrono in questa problematica. Ce la spiegherà poi il dottor Libero Turini, ma intanto introduciamo l'ipertensione. Sì, allora è una patologia che riguarda una ampia fascia della popolazione. Noi ci siamo accorti in questi anni di una crescente richiesta di alcuni esami che servono per una corretta diagnosi dell'ipertensione, quali la renina, l'aldosterone ed anche il TSH, che è legato a problemi della tiroide, che è una delle cause poi dell'ipertensione. Ecco, negli ultimi anni, come dicevo, c'è stata una crescita di richiesta di questi esami legati dunque a questa patologia. Quindi chiaramente fare un controllo su se stessi, rendersi conto della propria situazione fisiologica e fisica è fondamentale, e tutto questo molto spesso parte anche proprio dalle semplici analisi, dottore. Dalle semplici analisi di laboratorio e chiaramente dalla misurazione della pressione. Servizio che sia i nostri medici che gli infermieri a richiesta dei pazienti fanno tranquillamente durante gli orari di apertura del laboratorio. Quindi adesso andremo a capire meglio come funziona, come affrontare questo problema, e ci trasferiamo nell'ufficio, nello studio del dottor Libero Turini. Dottor Libero Turini, buonasera. Buonasera a voi. Siamo di nuovo nel suo studio, qui presso Biolab di Montecchio. Oggi affronteremo un tema interessantissimo, un argomento che, diciamola tutto dottore, se non ci riguarda tutti, poco ci manca, l'ipertensione. Ma l'ipertensione intesa forse in maniera più ampia rispetto a quello che uno si aspetta da questa definizione, perché in realtà l'ipertensione forse più che una patologia si può considerare qualcos'altro. Sì, bisogna sfatare questo concetto. Tutti pensano che l'ipertensione sia una malattia. In effetti le persone sono molto preoccupate quando scoprono di essere ipertesi. L'ipertensione invece è un fattore di rischio, è una condizione praticamente, è un fattore di rischio che va curato per evitare che da questo fattore di rischio derivino delle malattie molto serie. Che più delle volte sono raccolte in quello che si definisce malattie cardiovascolari, che sappiamo sono probabilmente a livello italiano, ma non solo, forse la prima causa di morte poi di serie patologie delle persone. Malattie cardiovascolari come l'angina pectoris, l'infarto del cuore oppure l'ictus cerebrale. Quindi immaginiamoci quanto sia importante sapere di avere una pressione, fra virgolette, regolare, che non porti a queste conseguenze. Però allora qui il discorso si fa complesso, dottore, perché bisognerebbe intanto tentare di capire che cos'è l'ipertensione. È una condizione che è caratterizzata dall'elevata pressione del sangue all'interno del cuore e all'interno delle arterie. Quindi questi vasi nei quali preme comunque il liquido, che in questo caso è il sangue. Esattamente. Bisogna fare una specifica, e cioè è evidente che le arterie nel corso degli anni, durante l'invecchiamento, tendono a diventare più rigide, e quindi è anche fisiologico che questa pressione tenda ad aumentare col passare degli anni. Praticamente il vecchio ha una pressione più elevata di un ragazzo di 18 anni. Ma c'è un limite a questo valore, un limite che non va superato e che può produrre i guai che abbiamo appena detto. Ha parlato già di arterie, perché è bene distinguere che nel nostro organismo ci sono arterie e vene, e quando si parla di pressione arteriosa si riferisce al primo caso, cioè quindi quando sono le arterie a essere interessate. Esattamente. La quantità di sangue
che viene espulsa dal nostro cuore determina automaticamente un aumento di pressione a livello delle arterie. Se queste riescono nel corso degli anni a mantenere la loro elasticità, è evidente che questo aumento di pressione viene ben compensato. Altrimenti, in caso di rigidità della parete arteriosa, è evidente che la pressione tenderebbe ad aumentare. Si parla anche di pressione sistolica e diastolica, vero dottore? Sì, sono importantissime, vanno distinte. La pressione sistolica, detta comunemente la pressione massima, è la pressione che produce il cuore nel momento massimo della sua costrizione. Praticamente il cuore, che è un muscolo cavo, nel momento in cui espelle il sangue dal suo ventricolo, nel momento massimo di questa contrazione, quella è la pressione massima o sistolica. Poi cosa succede? Succede che il cuore si dilata e il sangue affluisce dentro di esso. Nel momento massimo della sua dilatazione, il sangue al suo interno produce una spinta contro le sue pareti. Quella è la pressione minima o diastolica. Poi, dottore, ci sono anche dei dati molto interessanti che ci riportano all'inizio della nostra conversazione, cioè alla pressione come fattore di rischio su una vasta larga di popolazione, su una vasta fetta di popolazione. E in questo caso riguarda proprio quanti fra uomini e donne in percentuale ne possono essere poi in realtà coinvolti. L'ipertensione è una condizione che colpisce una percentuale elevatissima di popolazione, spesso inconsapevole. Consideri che in Italia il 33% della popolazione presenta una ipertensione, mentre le donne sono rappresentate intorno al 28-29%. E molto spesso capita però che nel corso del tempo donne che non avevano mai avuto problemi di pressione se le ritrovano a un certo punto del loro cammino vitale, soprattutto in coincidenza con la menopausa. Esattamente, infatti sono a rischio il 19% degli uomini e il 14% delle donne, e sono a rischio di diventare ipertesi. Ipertesi, questa parola che così ci preoccupa e che ci porta a fare cosa, dottore? A controllare la pressione. E ci sono tanti modi per controllarsi la pressione. Ci illustri come farlo nella maniera corretta, senza peraltro incorrere in particolari, come le posso dire, questioni mentali, psicologiche che ci portano a esserne preoccupate, quindi magari a volerci misurare la pressione 10 volte al giorno. Come spesso invece accade. E questo succede perché le persone spesso sono incredule, addirittura non si fidano dell'apparecchio, si stupiscono che l'apparecchio riveli un dato di ipertensione arteriosa. Quindi sono scettiche, vogliono ricontrollarla, spesso questo produce ansia e acquistano anche giustamente un apparecchio e a casa se la misurano continuamente nei momenti più vari della giornata e trovano quasi sempre anche, tendono a giustificare questa ipertensione. Adesso non ero calmo, adesso ho bevuto il caffè, ho mangiato troppo, eccetera. La pressione effettivamente va misurata in maniera corretta. Ci sono oggi degli apparecchi che difficilmente sbagliano. L'importante è che siano tarati bene e che siano muniti di una batteria efficiente, perché spesso la batteria stessa, nel momento della loro defiance, le batterie stesse possono produrre valori di pressione arteriosa alterati.
Quindi autocontrollo a casa con gli apparecchi che si possono acquistare, controllo in ambulatorio dal medico, che è sempre una cosa da fare tutte le volte che c'è la possibilità di incontrare il medico di famiglia, e poi un'altra cosa, una curiosità, ma nel corso della giornata la pressione tende a cambiare, quindi è bene fare al limite delle misurazioni ricorrenti negli stessi orari senza esagerare, oppure qualunque ora va bene per misurare la pressione? Ma i valori della pressione arteriosa cambiano continuamente, sono dinamici, perché è dinamica la nostra vita, sono dinamiche le nostre emozioni, non siamo dei soggetti fermi, rigidi e immobili. Quindi è importante comunque che la pressione si mantenga in un range di normalità. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo valore da non superare è 140 di pressione sistolica e 90 di pressione diastolica. La pressione ideale è ritenuta 130 di massima e 70 di minima. Tutti dovremmo tendere a questo valore. Quindi, detto che è impossibile, non sorprendiamoci se alle 5 la pressione ha un certo valore e alle 5,5 un altro, perché cambia continuamente. Sicuramente un altro aspetto che è importante rimarcare è che, appunto, crescendo l'età, questa pressione tende ad aumentare per quello che ha detto lei all'inizio, ma se dovessimo ritrovare delle persone giovani che hanno una pressione che supera questi valori che ha indicato lei poco fa, quindi 130, 80 oppure 140, 90, prendiamo questo valore un po' più largo, si accende però un semaforo giallo, quindi vuol dire che la persona, anche giovane, potrebbe essere soggetta a qualcosa. Non è un dato che riguarda esclusivamente le persone anziane o adulte. La pressione, l'ipertensione arteriosa può colpire anche i bambini. Quindi in ogni momento, soprattutto durante una visita medica di controllo che andrebbe fatta periodicamente, il medico capirà, misurando la pressione, se bisogna intervenire. I valori della pressione arteriosa tendono, come abbiamo detto prima, a cambiare continuamente, ma nel momento in cui si scopre un valore alterato è importantissimo verificare quali possono essere i motivi di questa alterazione. Consideri che il 95% degli ipertesi è affetto da ipertensione cosiddetta essenziale. Praticamente non si conosce la causa. Questa è determinata da una serie di fattori, quindi è multifattoriale, e questi fattori vanno dalla familiarità alla alimentazione, all'uso smoderato del sale nella dieta, all'alcol, al fumo di sigaretta, al sovrappeso corporeo, alla sedentarietà. Quindi bisogna fare di tutto per correggere questi elementi che favoriscono la sua insorgenza. Quindi prima ha detto una cosa molto importante, dottore, ha detto che ci sono delle persone che sono quasi incredule di essere in questa condizione di ipertensione, però ci saranno dei sintomi, ci sarà qualcosa che ci indica, che ci fa pensare, ma sarà il caso di approfondire, di saperne di più? Certo che ci sono dei sintomi. Il più delle volte, soprattutto all'inizio, fino a quando le persone sono inconsapevoli, questi sintomi sono sottovalutati. Possono riguardare il mal di testa. Le persone spesso si svegliano con un mal di testa al mattino, con quasi un senso di confusione. Possono avere un'epistassi improvvisa, quindi sangue dal naso mai avvenuta prima. Possono avere delle vertigini oppure addirittura degli acufeni, dei rumori strani, dei fischi nelle orecchie. Possono
nei casi più gravi, avere un senso di oppressione al torace e comunque vivono un malessere generale che spesso li porta dal medico. Li porta dal medico perché appunto si sente che c'è qualcosa che non va, anche se non si inquadra bene, li porta dal medico, il quale insieme al paziente esamina la cosa e a questo punto molto probabilmente spesso interviene una figura importantissima che è quella del cardiologo. Normalmente quando la persona si rivolge al proprio medico di famiglia, il medico valuta quella situazione e consiglia di ripetere la misurazione della pressione più volte nell'arco dei giorni. Io personalmente consiglio di registrare questi valori e di esaminarli nel successivo controllo ambulatoriale. Quando davvero ci si rende conto che ci troviamo di fronte ad una persona ipertesa, una cosa importante da fare è la richiesta degli esami principali e del sangue e consigliare una visita e un controllo cardiologico. Il cardiologo ha il compito di verificare attraverso un elettrocardiogramma ed un ecocardiogramma qual è la situazione reale del muscolo cardiaco. Ha parlato di esami del sangue, c'è qualche valore in particolare che ci fa così rendere conto che effettivamente la pressione non va bene? Ci sono dei valori che vanno comunque considerati. Mi viene da pensare subito alla tiroide. Ci sono dei valori di tiroide elevati e l'ipertiroidismo è una delle cause che può produrre ipertensione. Ci sono delle malattie renali come le nefropatie oppure le malformazioni renali che consistono in stenosi, quindi restringimento delle arterie renali, che producono quindi una resistenza al flusso di sangue e a monte determinano quindi ipertensione arteriosa. Ha già detto prima, ha già accennato a quello che dovrebbe essere uno stile di vita corretto. Ovviamente attività fisica, tanta attenzione nell'alimentazione, ha parlato del sale, il sale che tanto piace nei piatti degli italiani ma che purtroppo tanto male fa. Detto questo e quindi di come correggere in un primo tentativo una situazione di ipertensione, esiste poi dopo una vera e propria cura e terapia. Esattamente, quando lo stile di vita non è in grado da solo di correggere i valori, di riportare la pressione a livelli normali, subentra il medico con la terapia. Per ogni persona c'è una terapia, non esiste una terapia standard. Spesso ci vuole del tempo, bisogna trovare il farmaco giusto per quella persona. Andiamo dagli ACE inibitori, ai sartani, ai calcio antagonisti, ai diuretici, per finire ai beta bloccanti. Ogni farmaco ha determinate caratteristiche e ha anche effetti collaterali. Sarà il paziente insieme al medico a trovare la terapia giusta e a doverla continuare per tutta la vita. Considerate che ognuno di noi è diverso dall'altro, ognuno di noi ha delle reazioni del tutto soggettive all'utilizzo dei farmaci, quindi questo è un passaggio davvero fondamentale, quello di individuare il dosaggio giusto, il principio attivo giusto, il meccanismo d'azione giusto ad personam, dottore. Esattamente. Tra l'altro bisogna dire che in certi periodi dell'anno, proprio in virtù del clima, la pressione subisce delle modifiche. D'estate abbiamo una vasodilatazione delle nostre arterie e del nostro circolo arterioso e quindi la pressione tende a ridursi. D'inverno, con il freddo, con la vasocostrizione, la pressione tende ad essere più elevata. Certo, perché tanto la quantità di sangue quella è. Un discorso è che prema su delle arterie leggermente più rilassate rispetto a più tese come con la vasocostrizione. Ma un consiglio potrebbe essere quello, per esempio, d'inverno, di vestirsi molto per non sentire freddo? Ci sono dei meccanismi
omeostatici, per cui non è necessario coprirsi esageratamente, ma certamente il freddo incide, ma non incide tanto sulla temperatura del sangue all'interno, che mantiene, grazie a Dio, per meccanismi omeostatici quella di 36-38 gradi all'interno, ma ovviamente è in grado di vasocostringere le arterie più superficiali. Sì. Perfetto, dottore, adesso andiamo verso l'estate, ci rilasseremo al mare, prenderemo il sole e probabilmente soffriremo un po' meno di questo stato fisiologico che potrebbe essere l'ipertensione, che, come abbiamo sentito, è davvero molto pericolosa. Grazie davvero. Grazie a lei. È stato interessantissimo anche questa sera il dottor Libero Turrini. Appuntamento alla settimana prossima dal Biolab.